Grazie di essere presenti a tutti. Pomeriggio presentiamo un autore della Place Book Publishing che è Guido Cornia con il suo libro Dio riconoscerà i suoi. Guido, ci senti? Guido? Guido, tocca a te, ci senti? Sentite adesso? Adesso ti sentiamo. C'è un ritorno di suono. Mi sentite adesso? Adesso sì. Ok, provavo a collegare anche mia moglie, ma non ci riesco. Con una doppia presa, ma è un disastro. Guarda Gianni. Ciao Gianni. Bene, stavo dicendo che hai pubblicato con noi Dio riconoscerà i suoi. E ti prego di farci una piccola introduzione, una spiegazione di che cos'è questo libro. Allora, credo sia necessario prima dare una piccola descrizione del fondo storico. Siamo nel 1200 circa e il Papa bandisce una crociata non nella Terra Santa ma in Francia contro gli eretici albigesi o catari. Più noti come Catari. Il personaggio principale del libro è un antagonista del Papa. Loro si sono conosciuti in gioventù e per tutta la vita hanno scelto due strade opposte. Siccome in questi giorni ho visto su Facebook una piccola discussione sul significato del titolo, Dio riconoscerà i suoi. Leggerei prima di tutto il brano in cui c'è la spiegazione del titolo. Vediamo se lo Sicuramente sì. trovo. Perdonami un attimo, Pier Celeste, per favore, togli lo sharing Ho un grosso problema con il computer, adesso lo tolgo. In alto trovi una bandina rossa con su leave Ok, share. fatto. Grazie. Prego, Guido. Allora, il protagonista sostiene che il nuovo Papa emani puzzo di cuoio, per deriderlo, in quanto figlio di un ciabattino. Gli eretici si sono ritirati nella chiesa della città, con l'intento di mescolarsi agli altri abitanti e non essere riconosciuti dalle milizie del Papa. Lui è nella chiesa e vede entrare quello che ancora non è stato eletto Papa. Forse è meglio che legga. Prego. Il puzzo del cuoio appena conciato si fece nauseante ed il vostro viso da capro denutrito mi si parò davanti agli occhi. Sorridevate. In quel momento qualcuno che stava in fondo alla chiesa gridò: Abate generale, come distinguiamo gli eretici dagli altri? Voi avvicinaste le labbra all'orecchio di Amaury e gli sussurraste qualcosa. Lui annuì prima di gridare la risposta: Ammazzateli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Quindi il titolo che probabilmente porta un po' fuori strada, molti lo leggono come qualcosa di positivo. Viceversa, è una frase tremenda, perché poi fu una strage, questo è un fatto storico, eh? Ci fu la strage dell'intera popolazione della città, eretici e non eretici. Questo è un po' il senso del titolo. I due, che sono entrambi due forti protagonisti storici, perché uno immaginario,
è un guerriero potentissimo, fisicamente enorme, alto 5 braccia, che con le misure di allora corrisponde grosso modo a 2 metri, in un'epoca in cui la statura media era sul 1,54 m, quindi lui è il doppio degli altri. L'altro è diventerà papa, nonostante entrambi il nostro personaggio continua a scrivere lettere a quello che poi diventerà il papa, non ricevendo mai risposta, però in questo modo descrivo comunque tutta la storia dei due. Questo è un po' il senso. Quindi, per chi non ha ancora visto il libro, in pratica sono una serie di lettere attraverso la lettura delle quali si svolge tutta la narrazione e tutta la storia. Proprio così. Allora, hai parlato dei catari. Ci spieghi un attimino chi erano i catari, perché questo accanimento? Ma l'accanimento era tipico della Chiesa di allora contro chiunque le togliesse potere, le togliesse influenza. Loro avevano delle rimostranze nei confronti della Chiesa ufficiale, chiamiamola, per delle, quelle che adesso considereremmo delle sciocchezze. Non volevano, ad esempio, adorare la croce come simbolo di Cristo, sostenendo che non è giusto adorare il simbolo della sua pena, della sua tortura, della sua morte. Perciò vedevano nella croce un segno altamente negativo e altre cose di questo genere per le quali vennero sterminati fino all'estinzione della setta, che era potentissima dal punto di vista numerico. Li chiamavano boni omnes nella lingua occitana dell'epoca, qui siamo nel sud della Francia. Avevano rimostranze di questo genere, più che altro dovute alle forti gabelle che i vescovi di allora imponevano. E poi questa perdita di potere ai vescovi non piaceva, forse non piace neanche adesso, ma non vorrei spingermi troppo in là. Senti, un'altra cosa. Quando, non so se per una suggestione mia o che cosa, ma quando sento parlare di strage di catari anno intorno al 1200, mi viene in mente quella dei templari, che è avvenuta più o meno nello stesso periodo. C'è una correlazione? C'è nettissima, perché i templari si schierarono con i catari e molti vennero anche arsi sui roghi che la Chiesa accendeva. Quindi c'è una forte partecipazione nel libro dei Templari, sia per quanto riguarda quello che successe in Francia, sia quello che succedeva in Terra Santa nello stesso momento. Due di loro vanno, adesso non voglio fare lo spoiler del libro al completo, ma certo, vanno avanti e indietro dalla Francia alla Terra Santa. Lo stesso protagonista fa quel percorso, passa buona parte della sua vita in Terra Santa. Quindi il protagonista lo possiamo identificare come un templare? Sì, 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 lo è. Lui è un guerriero formidabile, con questa potenza fisica paurosa, e i templari stessi lo cercano perché aderisca. Lo nominano templare dopo avergli fatto superare delle prove, e lui passerà buona parte della sua vita in Terra Santa con il compito dei templari, ossia vigilare sul cammino dei pellegrini, a difenderli, il cammino da Santiago de Compostela fino a Gerusalemme e viceversa, difenderli nel deserto da predoni, da chiunque ne ostacolasse il pellegrinaggio, insomma. Sono molto presenti i templari. C'è anche una piccola storia. Il protagonista, quando li scopre, quando glieli descrivono,
ne parla. Se vuoi leggo un pezzettino, ho messo di trovarlo, perché ho messo dei segnali. Vediamo se è questo. No. L'ordine dei Cavalieri del Tempio nacque due secoli or sono. Era composto dal fiorfiore di due secoli rispetto al momento in cui parla, quindi due secoli dal 1200 indietro. L'ordine dei Cavalieri del Tempio nacque due secoli or sono. Era composto dal fiorfiore di tutti i cavalieri della cristianità che lasciavano castelli, ricchezze ed onori e si caricavano sulle spalle il peso della croce. Votati solo alla difesa dei deboli e degli oppressi, insensibili ai comandi di re, imperatori e papi, si stabilirono in Outremer a difesa dei pellegrini che andavano a visitare il sepolcro di Cristo, passando per Santiago di Compostela. Dapprima in 9, divennero poi più numerosi via via che il grande maestro e fondatore dell'ordine, Hugues de Payen, li giudicò all'altezza del, compito nuovi candidati. Ad oggi siamo 666. Essere cavaliere dell'ordine significa portare un peso immane, mio giovane amico. Nessuna gloria, nessun privilegio, nessuna lode o merito. Solo battaglie, povertà e dedizione alla causa. Un sentiero arduo, ma ben percorso se i popoli guerrieri della Terra Santa ci venerano terrorizzati e desistono dai loro saccheggi fuggendo al solo nostro apparire. Lottiamo seguendo regole precise, disposti a morire piuttosto che trasgredire ad esse, non soccorrendoci mai l'un l'altro se non di fronte a più di 100 nemici ciascuno, non salendo mai in due sullo stesso cavallo per metterci in salvo, non fuggendo mai in nessun caso e per nessuna ragione, disinteressati alla vita e dunque indifferenti alla morte. Monaci guerrieri, la tunica bianca come la purezza dell'Immacolata, freggiata sul petto da una grande croce rossa patente, rossa come il sangue dei nemici di Cristo. Questa è la descrizione che un templare fa del proprio ordine. Senti, da appassionato, insomma, da esoterico, mi sono venute due immagini di fronte. La prima, quella simbologica, dove descrive che non saliranno mai in due sul cavallo. Però stranamente è passato che uno dei simboli templari era un cavallo o due cavalieri. Evidentemente i nemici erano più numerosi di 100. La proibizione valeva fino a 100 nemici. A 101 potevano aiutarsi a vicenda e quindi se uno era rimasto appiedato l'altro poteva caricarlo. Quindi quel simbolo probabilmente ci sta a indicare due templari contro tanti nemici. Con almeno 101 nemici. Certo, più di quello. Poi come facessero a contarli, questo non lo... No, vabbè, ma era una curiosità, perché siccome quel simbolo comunque è riferito ai templari, è un simbolo templare che troviamo in diverse parti del mondo. Un'altra cosa invece molto interessante è il numero, quando dice... Noi siamo al momento 666. Per gli addetti ai lavori. No, perché mi viene un'idea, visto che sono stati poi sterminati con l'accusa di eresia. 666. Non vorrei, cioè così mi viene un'intuizione, non vorrei che questo numero sia stato attribuito appunto alla parte luciferina per questo motivo. Ma quell'accusa non era solo riferita al 666? No, certo. Loro probabilmente avevano un codice a barre sulla tunica, non so.
ma anche per altri motivi. Adoravano, per esempio, una testa di legno nero che si chiamava Baphomet, che gli avversari consideravano un simbolo diabolico. Nel libro si parla anche di questo, eh? C'è una scissione a un certo punto fra due gruppi di templari, gli uni accusano gli altri, e uno degli accusatori sostiene che quelli sono adoratori del Baphomet e quindi tutto sommato convertiti dalla cristianità al diabolico. Forse 666 è un altro di quegli strumenti con cui vogliono screditarli in qualche modo, screditare una parte in qualche modo. Insomma. Infatti era questo il senso della mia domanda. Qualcuno deve dire qualcosa, vuole dire qualcosa? Poi andiamo avanti a leggere qualche pezzettino. Pier Celeste, eccolo! Giorgio! Sì, una curiosità. Cioè, i motivi che hanno ispirato la genesi di questa opera, insomma, ecco, quali sono, solo storici o... No, io... Questo è il terzo di cinque romanzi che ho scritto. Sono partito dall'anno zero con una storia sulla crocifissione. Poi ne ho scritto un altro riferito al 900 dopo Cristo, la battaglia di Poitiers. Poi c'è questo, attorno al 1200, se Fabio sarà d'accordo, ne ho un successivo sulla conquista dell'America, non la scoperta, e uno ancora dopo che riguarda Waterloo e Napoleone sostanzialmente. Noi lo Quindi sai. È solo una tappa di un percorso storico che sto facendo. Lo sai che ne abbiamo già parlato, siamo disponibili. Adesso, quando finirà tutta questa... No, non era un... No, no, ma ne abbiamo già parlato. Una spinta in avanti. Ma io e te ne abbiamo già parlato. Certo, certo. Dire, ce n'è sempre. Pier Celeste voleva dire qualcosa. Il microfono. E il microfono, io non posso attivarlo. Arnaldo, lo puoi attivare a Pier Celeste il microfono, per favore? Eccomi qua. Volevo chiedere qui... Guido, sì. Nella tua opera hai anche affrontato il problema delle motivazioni economiche che hanno scatenato la guerra fra la Chiesa e i Catari? Sì, c'è. Non è sviluppata moltissimo, ma è evidente. Si parla delle vessazioni che i vescovi grassi ed eleganti fanno nei confronti della popolazione eretica, la quale non ha nel denaro lo scopo principale. Questa è una critica che i catari fanno alla Chiesa, cioè di rovesciare il concetto del Cristo povero, sostanzialmente. Perché lo sai che c'è una letteratura sul discorso che fossero pieni di ricchezze e che la Chiesa volesse impadronirsene. No, questo non mi risulta nelle ricerche storiche. È fantastoria. Non so, magari è vero ed è sfuggito a me, però loro erano poveri sostanzialmente. Il tesoro di cui disponevano non era in oro o denaro. C'era un tesoro che la Chiesa voleva, che il Papa in particolare voleva sottrarre ai catari, e una delle battaglie finali è proprio la difesa di quel tesoro. Adesso non ti posso dire qual è il tesoro. No. Comunque non è in ricchezze materiali. Ti ho dato io il simbolo, Pier Celeste. Grazie. Ho appena acquistato il libro, mi arriva. No, il simbolo del tesoro. Allora, per quanto riguarda i catari, non so bene come sia la storia. Per i templari, la leggenda vuole che i templari avessero un grande tesoro. Che I templari sì. Templari, ecco, sì. Sarebbe bello anche dal punto di vista curiosità, proprio per chi ci sta ascoltando, anche magari vorrebbe sapere, conoscere qualcosa di più fino ai giorni nostri, come si è evoluta alla Basta fine... Basta che comprino il libro. Certo, però ci sono delle leggende che magari si può magari anticipare qualcosa. Cosa c'è di vero nelle leggende dei Templari, dal Gran Maestro, per dire che era il loro capo supremo, al
a tutto quello che corrisponde alla Santa, all'arca della Santa Alleanza, per dire al Sacro Graal, ecco, tutte queste probabilmente solo leggende. C'è un qualcosa di vero o secondo i tuoi... Io credo che le leggende non esistano. Sono probabilmente infioriture di fatti accaduti realmente. Poi nel racconto e durante i secoli vengono deviate dal corso principale. Ma qualcosa di vero secondo me esiste. Là sotto, nel sotterraneo del vecchio Tempio di Gerusalemme, che anche adesso scatena guerre, fino a pochi anni fa, il tesoro c'era. E quello sì era tesoro in ricchezze materiali. Il re di Francia probabilmente era indebitato per cifre che non riusciva più a... un po' come l'Europa con noi oggi, e vennero sterminati per non pagare, per non ripagarli. Questo... Poi io non ero là a vedere come te, quindi devo stare a quello che leggo. Si dice che gran parte del tesoro dei Templari fosse stato designato alla costruzione di chiese e fortezze. È probabile, non lo so. Ma su Però questo... tutto gira intorno allo stesso tesoro che i Templari condividono anche con i Catari, che non è tesoro, cioè ha un valore inestimabile per la Chiesa, perché se svelato probabilmente la Chiesa sarebbe saltata in aria. Vabbè, ma vi sto dicendo troppo. Ho i miei amici collegati, Ava e Gianni da un lato e Moreno dall'altro, che il libro l'hanno già letto e non corro rischi che gli passi la voglia di leggerlo. Ma gli altri devo lasciare un minimo di curiosità. Questo assolutamente sì. Per quanto riguarda i Templari, c'è una cosa abbastanza curiosa che poco ha girato. Succede a un certo punto che li sterminano, più o meno 1323-25, adesso non mi ricordo, più o meno la data è quella. Tentano di sterminarli. Sì, c'è quel tentativo che però, diciamo, gli dà... Oh no, comunque un grosso sterminio, no, un grosso sterminio c'è. Se ne salva come qualcuno. Si suol dire, esatto. Però probabilmente, parlo sempre di un probabilmente perché non è che ci sono le prove, però probabilmente riescono a sottrarre parte intanto delle sostanze materiali, oltre che questo famoso tesoro non materiale. E spariscono, vanno nell'ombra, pare... sfruttando il collegamento che all'epoca c'era fra la Chiesa e le corporazioni architettoniche massoniche. Perché dico questo? Perché c'è questa correlazione, la massoneria allora non era quella di oggi, era un altro discorso, erano veramente corporazioni di gente che costruiva. Tant'è vero che la Chiesa fino a quel momento li ha utilizzati per la costruzione delle proprie chiese, perché a quell'epoca queste corporazioni avevano la conoscenza della famosa architettura sacra. Quindi le chiese erano costruite con un certo criterio. Ma cosa interessante è che in quel periodo, diciamo 100 anni dopo più o meno, comincia a fiorire il Portogallo, che fino all'epoca era stata una nazione abbastanza lasciata andare. Poi cominciano a crescere queste cattedrali in Scozia, cominciano a vedersi queste formazioni e nasce una marina nel senso di un corpo di marina militare che batte una bandiera strana, che è quella nera col teschio con le due tibie, che nulla ha a che vedere con i pirati che ci hanno tramandato. Quella era la marina
dei ricostruiti templari abbinati, aiutati dalle corporazioni massoniche. Perché quella è una bandiera massonica, non è una bandiera dei pirati. Poi le chiese stesse, dal punto di vista murario proprio, sono un insieme di simbologie incredibili. Ogni singola statua, ogni singolo fiorone, ogni singola decorazione della chiesa è un messaggio esoterico, sostanzialmente. Un linguaggio con cui loro si scambiavano informazioni e stabilivano dei concetti. Quindi bisognerebbe scriverne 22, 23 di libri per andare. Per quanto riguarda, adesso esco un attimo da Dio riconoscerà i suoi e torno per solo un attimo, te lo prometto, al prossimo libro. In quello c'è evidentemente la dichiarazione ufficiale che è stata la massoneria a mandare Colombo là. E infatti parte da Spagna, Portogallo, insomma. Sì. Sì, che si dividevano un po' il merito, il finanziamento dell'operazione veniva da là. Concordo, anch'io ho la stessa fonte probabilmente. Probabilmente sì. Qualcuno ha una domanda? Leggiamo un altro pezzettino. Leggiamo un pezzettino, Guido, ancora. Vediamo, io me ne sono selezionati alcuni abbastanza brevi da non superare il minuto, minuto e mezzo. Adesso però non ne trovo più neanche uno. Vediamo. Ah, questo. Siamo in una delle tante, dei tanti assedi che le truppe dei crociati cosiddetti, una cozzaglia di individui che il Papa aveva assoldato, l'assedio di una città dove si erano rifugiati dei catari. E c'è un fatto storico rilevante. Abbrevio, una catapulta dei crociati cade all'interno della città e uccide, incendia una casa e muore il figlio del nostro, chiamiamolo il nostro eroe, come si diceva una volta. La reazione è quella che adesso vi leggo. La moglie dice: quanta gente vuoi ammazzare ancora? Trovi che il mondo sia migliorato ad ogni uomo a cui hai spaccato la testa oggi? Migliorava via via che staccavi braccia? E a voi, grandi uomini, quante guerre volete ancora combattere tutti voi? Il mondo è migliorato di battaglia in battaglia in questi anni? E da voi, frate, questo sarebbe il mondo di Dio, del giusto e buono Dio dei Vangeli? Un mondo in cui vivono i demon fort e muore mia figlia? Non rispondemmo. Nessuno di noi conosceva una risposta. Quel che accadde subito dopo, santità, è il prodigio di cui vi scrissi quando si trattava di miracoli. Se non vi avessi assistito di persona, non ci crederei. E fatico ancora oggi a credervi, malgrado fossi lì a vedere. Se una cosa del genere l'avesse raccontata il monaco Brennan, avrei riso di lui e avrei smesso di ascoltare i suoi resoconti. Penserei di averlo sognato se ancora oggi in Occitan non si cantasse «Venk tot dret la peira, l'aion era mestiers». Frate Domingo Guzman non trovò risposte alle domande di mia moglie. Il capitano Luis de Colegna neppure. Non poté risponderle il conte Ugo di Spoletium. Meno di tutti potei risponderle io. Le rispose Dio. Le Magdala arretrò di un paio di passi, incespicò leggermente, allungò le braccia e si sostenne ad un legno che le sue abili mani avevano trovato. E Dio rispose alle sue domande.
Quel legno era la leva di una catapulta carica. Con il peso pur lieve di De Magdala, la leva si mosse e la catapulta scattò. Una pietra partì, volò oltre le mura e raggiunse il campo nemico. E staccò di netto la testa a Simon de Montfort. Ven top dret la pera, lion era mestiers, santità. Questo è successo veramente, almeno così riportano i testi storici. Simon de Montfort era il capo dell'esercito papale e venne decapitato da una catapulta catara in modo insolito, impossibile da riprodurre e impossibile anche da immaginare. La città, questa è una curiosità mia personale che mi sfugge in questo momento, la città dei Catari, qual era? In quel caso era Béziers, ma i papali ne distrussero a dozzine, quindi è difficile dire dove. Loro si spostavano per evitare questa invasione di locuste. Certo. E appena quelli avevano conquistato e distrutto una città, loro rientravano, perché le milizie papali non occupavano le città, le distruggevano ma poi le lasciavano. Loro aspettavano di qualche giorno, poi rientravano nella stessa città. Il rifugio finale fu una rocca su un picco di montagna, adesso sinceramente mi sfugge il nome, stavo pensando... in questo momento non lo ricordo, dovrei andare a vedere il nome del castello. Una rocca su cui poi alla fine del romanzo tutti vanno a rifugiarsi e si portano quel famoso tesoro di cui parlavamo prima e che non vi posso anticipare. Un'altra curiosità, siccome non ce l'ho ben presente, geograficamente la zona dove vivevano i Catari è vicina a Rennes-le-Château? Sì. Quello che volevo dire io. La rocca di cui parlavo è adiacente a Rennes-le-Château. Ah, ecco, quella. E parte di quel tesoro, adesso mi scappa detto qualcosa, parte di quel tesoro viene nascosto sotto un altare di Rennes-le-Château. Perfetto. È lì che volevo arrivare. Sì, sì, è lì. Quindi probabilmente la parte immateriale o parte della parte immateriale è stata effettivamente trovata in quella circostanza. Tutti i presenti conoscono la storia di Rennes-le-Château? Sì? No? Simona? No? No? No. Sì, assolutamente no. O non la ricordo. Ma devi dire qualcosa? No, ecco, quello che volevo chiedere io prima. Mi è venuto subito in mente quello. Vi faccio un breve accenno per chi non la conosce. In questa piccola cittadina, piccolissima cittadina francese, un parroco fa delle ristrutturazioni nella sua chiesa. Tenete conto che era comunque una parrocchia molto povera. Nel fare queste ristrutturazioni sembra trovi dei documenti. Tramite messi vari, giri vari, insomma, la notizia arriva a Roma. Arrivano i messi papali e improvvisamente non si capisce come mai questo parroco la parrocchia diventa ricchissima. E lui fa una carriera folgorante. Una carriera sfolgorante e fulminante. Sì. Ecco, dietro tutta la storia di Rennes-le-Château c'è tutta una leggenda, c'è tutta una storia storica, insomma, eccetera. È molto interessante, però mi piaceva fare il collegamento, ecco perché ho fatto quella domanda, anche se sapevo la risposta, ma... si fa così, funziona così, devo fare il finto tonto, della vicinanza geografica
Quindi che succede? I catari vengono sterminati, sono in possesso di questa documentazione e sparisce. Guarda caso, qualche secolo dopo, sembra venga ritrovata lì in fianco. Quindi c'è tutto un collegamento. Ma il libro che ha scritto Guido a noi è piaciuto in maniera particolare, al di là della, come dire, genialità della, del modo di esporre, quindi tutto attraverso queste lettere scritte. Quindi non è il classico romanzo storico, ma uno è come se diventasse lui stesso uno storico, il lettore diventa uno storico che va a scartabellare in questi documenti e pian piano si ritrova una storia, una verità. Ci è piaciuto proprio per i vari collegamenti che ci sono all'interno di queste lettere, perché forse per deformazione professionale, ma mi piace sempre leggere quello che non viene scritto oltre a quello che viene scritto, vero Guido? Sì, c'è più roba dietro che davanti, diciamo. Esatto. Io sono un sostenitore di questa tesi, eh? Sono un dietrologo inguaribile. Anch'io, guarda, ho appena scritto un piccolissimo articolo, Ermetismo poetico, in cui spiego un po' questo discorso. Ma qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità? Zuleika? Io? Bianca? Chi, Bianca? Io ce l'ho sulla forma. Cioè, vai. Come mai hai scelto il romanzo epistolare? Come mai? Perché? Io lo uso spesso il romanzo epistolare. In questo caso mi sono divertito a fare un romanzo epistolare a una sola direzione. Il nostro eroe scrive al Papa, ma il Papa non gli risponde mai. Il difficile consisteva nel far capire comunque quello che stava succedendo senza avere le risposte. Non so quanto ci sia riuscito, però l'idea era quella. Interessante. Io volevo chiedere una cosa. Scusa Bianca se ti ho interrotto. No, no, va bene, va bene. E quanto, diciamo, c'è in proporzione di interesse nello scrivere la parte storica o nella parte, chiamiamola così, romanzata? Direi un 70% a favore della romanzata. Lo sfondo storico mi serve come in una rappresentazione teatrale si mettono i fondali. Poi in questo caso mi sono ritrovato a seguire tracce storiche invece abbastanza concrete, abbastanza seguite anche dal punto di vista storico. In generale opto per la fantasia più che per il rigore storico. Grazie. Prego. Il personaggio comunque è totalmente inventato. Prego, Pier Celeste. Non è esistito un conte di Messancuel o un Lashermat del Giordano. Sono totalmente inventati. Ecco, scusa, io non volevo entrare nel merito del tesoro non materiale perché è una mia idea, anche se non ho letto romanzo, avendo seguito anch'io vicende del cesto, ho letto anch'io storie, leggende fra virgolette del genere che risalgono a 2000 anni fa. Quindi piuttosto, voglio dire, a proposito della simbologia delle cattedrali francesi, se non siete mai stati a Arles, che è nella zona che gravitava, dove vivevano anche i catari, c'è l'Église de Saint-Trophime che è stata costruita nel XII secolo, dove sul portale chiaramente si può leggere tantissimo di quello che ufficialmente non viene detto, diciamo. I bassorilievi sono talmente chiari per chi li sa leggere chiaramente,
cioè se uno che ha un po' di infarinatura e si capisce dove sta il diavolo veramente secondo quelli che hanno costruito quella cattedrale e dove invece non c'è il diavolo ma c'è il divino. Proprio così. Beh, un'altra cattedrale, diciamo, vabbè, molto più piccola ovviamente, tra la chiesa e la cattedrale, non so se qualcuno la conosce, è quella di Biot, che rimane nel sud della Francia, sotto la Provenza, e tra la Provenza e la Camargue, ed è un piccolo paese, diciamo, dedito un po', compresa la chiesa, alla figura di Maria Maddalena. Quindi, insomma, se si va, è una grande scoperta entrare in quella chiesa. Però in questo modo state leggendo il libro oggi. Stiamo leggendo quello che c'è dietro. Stiamo leggendo quello che c'è davanti. Ma la figura della Maddalena credo che rientri in questa parte di tesoro non materiale. Ci rientra per vari motivi, ma... detto, zitto. Ma... non dico niente, tranquillo. È stata... No, mi riferivo a me. Nel senso che avrei voglia di intervenire, ma non posso. Devo tacere. No, vabbè. È una figura che troviamo trattata, a mio modo di vedere, a mio avviso, come il 666, possiamo, cioè viene ribaltata la figura. E possiamo chiamarla il femminino sacro? No, è un'altra cosa. Possiamo chiamare il Sacro Graal, per esempio. Come Sacro Graal, ma non era legato sì, anche come concetto sacro, femminino sacro? Anche qui no. Andiamo... Hai visto che io prima ho fatto un gesto, no? Sì, lo so. Io comunque, in questo Dio riconoscerà i suoi, riprendo anche temi che avevo già scritto nel romanzo dell'anno zero, pubblicato credo 21 anni fa, vince anche un premio. E sono gli stessi temi poi evoluti 1200 anni dopo. In quello si parlava di una fuga da Gerusalemme nel sud della Francia. Questo libro purtroppo è introvabile perché l'editore non so se esista ancora. Si chiamava I rotoli di Yarmouth, il libro. Sui siti dell'IBS Libri, non Amazon, ma IBS Libri sì, e altri simili, la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Mondadori, lo danno come o esaurito oppure con consegne di 10-15 settimane, già prima della faccenda del virus, che mi fa pensare che sia introvabile. Sì, ma si riferiscono ai rotoli del Mar Morto, questo libro? Non sono gli stessi, però sostanzialmente qualcosa di analogo. Ma tu hai una copia del libro ancora? Una copia ce l'ho e ce l'ho nel computer, volendo. Beh, perfetto. Allora, scusa, lo possiamo pubblicare, no? Io ne ho 7-8 che puoi pubblicare. Buono, buono. No, però come vedi è un filone che comunque interessa e credo che... Intendevo dire che in tutti questi libri, cioè questo fatto che io parto dall'anno zero, poi vado al 900, poi al 1200, poi andrò al 1492 e poi al 1810, il filo è sempre lo stesso. Comincia là e prosegue, ma questa è solo una tappa di un percorso. Dai, Stefania l'ha trovato. Il microfono. Il microfono di Stefania. L'ho trovato sul cellulare, però non è disponibile. Vedi, lo dà non disponibile. Non disponibile. Rimangono, allora, funziona in questo modo. Anche quando noi togliamo un libro
da Amazon, lo lasciano comunque la copertina e lasciano comunque il titolo. Questo me l'ha spiegato direttamente Amazon, dicendo che può essere che ci siano qualcuno che ha le copie usate che vuole vendere, per questo motivo lasciano il titolo. Posso posso fare una domanda che non dovrei fare? Vai. A Guido e a Giorgio, una piccola anticipazione per il prossimo. Il prossimo ti riferisci alle Ancore della Rosenbaum? È il libro a quattro mani. No, è Giorgio e Pierceleste il libro. È Giorgio e Pierceleste. Ho fatto la stessa cosa pure l'altra volta, come ho detto. Non c'entra la domanda. Che ne ho troppi in testa di libri, scusatemi, non gliela proprio. Ma io avevo una domanda per Guido prima, se posso. Perché mi interessa. All'inizio lui ha detto che dietro alle leggende c'è sempre un po' di verità. Questo è un mio pensiero. Sì, sì, è certo. Ed è quello che mi interesserebbe sapere da te. Quanto, indagando la leggenda, le leggende, ti aiuta a scoprire la verità? Difficile da dire. Diciamo che riesco a formarmi in testa un come sono andate realmente le cose, però tiro a indovinare, nel senso che io mi formo delle ipotesi e poi non è dimostrabile né il contrario né che quelle siano vere. Diciamo che mi sembrano molto più probabili della storia che ci viene invece ufficialmente raccontata. Arnaldo, la smetti di condividere? Dai, è finito di giocare? Cambia argomento. Sì, sì. Se togli, ecco, bravo, toglila. Ok, grazie. Giocherellone. Mi distrae. Quell'uomo, lui vuole sempre metterla a sorridere e se butta lì le sue cosettine. Non c'è fare il pesce rosso, stai a fare il pesce rosso, ecco. No, comunque era una dei simboli del femminile sacro, c'è una delle immagini che rappresentano il femminile. Allora sì, ma il femminile sacro non c'entra con la Maddalena, sono due cose diverse. Col sacro Graal, sì. È una tipologia. Ma dipende dalle leggende e dalle interpretazioni che si trovano in giro, perché ci sono dei mischioni tremendi su queste cose. Sì, assolutamente sì, decisamente. Sì. Però se andiamo su questo filone bisognerebbe fare un incontro su quello. Perché sarebbe interessante fare un po' di pulizia, perché veramente se tu vai in rete ne trovi di tutti i colori, no? Magari chi ha fatto un'indagine un po' più approfondita potrebbe fare un po' più di chiarezza almeno. Quali leggende sono un po' più veritiere di altre, perché alcune sono veramente romanzate al massimo, sappiamo benissimo quali film sono stati fatti con queste leggende, film di cassetta che hanno avuto milioni e milioni di dollari di incasso, per cui la gente crede di più a quei film piuttosto che alle cose vere, che invece vere o presunte tali, ma che comunque con un fondamento storico un po' più realistico, che potrebbero raccontarci chi ha fatto degli studi. Mi piacerebbe fare un discorso di questo genere. Allora, se il film a cui ti riferisci è quello di Dan Brown, tratto per esempio, da Vinci, è stato molto romanzato, ma come diceva prima Guido, attenzione, perché molte volte dietro c'è molto di più che davanti. Sì, il libro di Dan Brown. Prego. Scusate, ho interrotto qualcuno. No, prego. No, vai. Il libro di Dan Brown è fatto come un copia e incolla da un libro di tre giornalisti che avevano scritto, se non ricordo male, si chiamava Il Santo Graal, forse proprio il titolo del libro. Ce l'hai? Sono tre giornalisti inglesi. È vero,
Sì. Io ho letto, ero ancora giovane, quindi hai voglia. E tutto ruota intorno all'interpretazione del nome Santo Graal. Santo Graal in francese è San Graal, che sarebbe sangue reale, e da San Graal diventa Santo Graal. Cosa significa il sangue reale? Qui non sto parlando del mio libro, sto parlando di libri di altri, quindi posso lasciarmi andare un po' di più. Bravo. La discendenza. Quello. Sangue certo. Reale. Se i re avessero nelle vene il sangue di Cristo, giustificheremmo, per esempio, il fatto che per secoli siano stati considerati dal punto di vista dinastico unici possibili eredi di un re, il figlio, ad esempio. Perché? Perché nelle sue vene c'era il sangue reale. Quindi sarebbero i re, sarebbero i semidei. Su queste cose ne puoi costruire dei grattacieli di ipotesi. Dan Brown fa una cosa, secondo me, abbastanza banale. Prende tutte queste cose, le mette assieme in un libro scritto benissimo, dal punto di vista tecnico proprio, scritto benissimo, e sulla rete si scatena all'universo. Ma nasce tutto da lì, dal nome San Graal che diventa Santo Graal. Anche perché nessuno prima aveva mai capito che cosa fosse esattamente il Santo Graal. Un calice con dentro il sangue di Cristo raccolto da Giuseppe d'Arimatea. Qualcuno parlava di una musica. Si erano perse le tracce. Avrebbe un senso. E quindi molti sono accodati a questa teoria perché è più credibile di altri. Il matrimonio di Cristo con la Maddalena. Se uno guarda il calice a livello femminile, che cosa rappresenta? Non lo so. L'utero. Ah già, sì. E quindi ecco lì che ritorniamo dalla parte dove eravamo partiti. Dai, le nozze di Cana, di chi sono? Se uno moltiplica il vino, lo fa un ospite o lo fa lo sposo? A chi tocca pagare il conto del ristorante? C'è anche un discorso proprio storico ebraico che un uomo di quell'età non poteva essere singolo all'epoca. Non poteva assolutamente, e soprattutto non sarebbe mai stato accettato come rabbi. Apposta. Perché non, a uno scapolo non l'avrebbero mai lasciato fare. Si è sbagliato. Ho finito di fare l'editing a un libro che si riaggancia benissimo a tutto questo. E lo pubblicheremo, penso, a giorni, che è Il Messia sbagliato. E parla proprio di questo rabbi che per necessità viene cercato. Quindi era una questione politica. Adesso non voglio andare avanti perché poi magari intervisteremo l'autore. Però si ricollega perfettamente a questo discorso. Scusate, ma il sangue reale c'è nel Vangelo, eh? Sì, certo. Sì. Certo. Cristo sulla croce dice: questo è tuo figlio, e al figlio dice: questa è tua madre. Lui ha un figlio lì. Certo. Ai piedi della croce, sai? I Vangeli, non gli apocrifi, no, quelli sinottici, certo. Accettati dalla Chiesa. Diciamo che questo autore fa un po' una rivisitazione di tutta quanta la storia di Cristo, ma vista da un altro punto di vista. Ed è molto interessante come libro, veramente. Invitatelo presto. Beh, tornando al film di cui abbiamo parlato prima, mi ricordo che si faceva accenno all'ultima cena, no, di Leonardo, dove la figura che compariva alla sinistra di Gesù poteva avere, potrebbe avere un aspetto femminile, e quindi l'avevano associata alla Maddalena. A destra.
alla destra di Gesù, giusto, alla destra di Gesù, se tu lo vedi è alla sinistra, ma se tu lo vedi, no? Alla destra di Gesù, rispetto a chi guarda, a sinistra. Guarda. Ok. E adesso ti scelgo il video, così ti faccio contento. No, anche no, grazie. Sono come i filmini del matrimonio, lascia stare. No, ma siccome decido io, lo faccio. Ecco, dicevo questa. Ok? Avete vista? Stop. Eccola là. Eccola questa. Ok. Ma ci sta bene un minuto, stiamo facendo un filmato, quindi è giusto anche nel filmato far vedere. No, d'accordo, cosa. Sono d'accordo. Perché Leonardo da Vinci aveva certe preferenze. Ah, può essere, sì, sì, in effetti è vero. Credo che anche su qui potremmo fare non so quanti incontri. Leonardo è stato un personaggio molto particolare. Non è che avesse certe preferenze, il problema è che non aveva certe chiusure. Ah sì, giusto, giusto, hai ragione. Quindi, e qui introduco un'altra cosa, ne approfitto sulla diversità, non l'ho detta apposta, non l'ho detta per caso questa cosa, ma l'ho detta apposta, perché vi anticipo che il 3 maggio organizzato da Zuleika ci sarà un incontro appunto come tematica la diversità, quindi ci sarà ospite lei, ci sarà ospite il nostro Gianluca Piattelli che è là in alto a destra, quello che non ha mai detto una parola e sarà difficile che lo dice della serie non chiedete niente io non parlo. Lui ha scritto un libro appena pubblicato che è Diversità Splendore. Generalmente non scrivo le prefazioni ai libri che pubblichiamo, ma quando qualcosa mi attira, ho fatto io la presentazione perché è un libro che veramente mi ha emozionato, ma per la genialità con cui è costruito e che ti porta all'interno, piano piano, attraverso una storia che sembra leggera, che sembra quasi un giallo, ti porta a capire quanto questa diversità sia solo nella nostra testa. E è un libro molto bello. Ci sarà probabilmente un'altra ospite avrà a quel punto, perché l'abbiamo appena pubblicato, ancora deve andare disponibile, che è Roberta Recchia e sono due autrici, Federica Sanguigni, che hanno scritto anche loro Da me a te è senza ritorno, mi pare. Andate ritorno. Cosa del genere, che anche qua parlano della diversità, loro sono operatrici in questo settore, quindi parleremo di questo argomento. Mi piacciono queste contaminazioni da argomenti esoterici ad altri tipi di argomenti, che però alla fine intellettualmente si collegano tutti. Il pensiero libero non conosce la diversità, è libero proprio perché è diverso. Posso spendere due parole per questo autore che amo e nello stesso tempo, se fosse mio figlio lo picchierei forte forte. Gianluca è un è un autore che io amo, tutti i miei autori, ma lui ha la capacità di mettere in prosa la poesia, e io questo gliel'ho sempre detto. Ha questa capacità di farti ridere, di farti commuovere, di farti pensare, perché ha un modo suo di scrivere così pulito, così istintivo, ma nello stesso tempo profondo, che veramente quando uno inizia un libro di Gianluca, quando l'ha finito gli dispiace. Gianluca, sì, lo sai che ti avrei sfidato, no? Dai! Come? Lo sai che ti avrei sfidato, su? Di due parole, due! Che dico, non so. Grazie! Grazie! No, va bene, dai. Grazie del complimento. Bene, torniamo un attimo al libro di Guido, che spero leggiate, ma proprio perché
mi fa anche enormemente piacere vedere che piano piano nell'arco di un anno e mezzo il livello delle pubblicazioni della Place Book Publishing è salito, si è alzato in maniera esponenziale. Questo mi rende orgoglioso, perché avere personaggi, ma personaggi a livello intellettivo come quelli che sono presenti oggi, è solamente un vanto, e siamo contenti perché è quello che volevamo, dare voce a chi magari non riusciva o non poteva per via di un mercato editoriale marcio come quello che c'è in Italia. Questo è il mio pensiero sull'editoria italiana. Zuleika, vuoi dire due paroline sulla diversità? Ci anticipi un attimino quello del 3 maggio, anche perché siamo quasi in chiusura. Sì. Beh, sicuramente bisogna partecipare numerosissimi, interverranno tanti amici, di cui anche un caro amico giornalista, e abbiamo fatto due spettacoli insieme, lui è una bravissima persona, e molto interessante, perché è un altro punto di vista ancora sull'argomento della diversità, no? Che poi per diversità è tutto, perché qualsiasi cosa di diverso è strano, chiamiamolo così, è considerato strano. E quindi il 3 maggio si parlerà, mi piacerebbe che sia proprio una tavola rotonda, ma tutto tondo, completamente. E a prescindere dal mio libro, che è Il signor Braccialunghe, che appunto è un essere umano a tutti gli effetti, ma con questa particolarità, o come potrei essere io con un nome così, e sono comunque diversa. Quindi ognuno di noi può avere o trovare o cercare delle diversità, e come dicevi giustamente tu prima, riferito a Leonardo, è il pensiero opposto, no? Quindi il non avere dei limiti ti porta a non avere diversità, perché consideri tutto unico, e quindi un'unicità di tutti. E mi piacerebbe che il mondo fosse così, e quindi facciamo questo tavolo rotondo, perché ognuno di noi dentro ha un giardino immenso, e quindi è carino che nel 3 di maggio che venga fuori questo giardino. Bene. Guido... Tra l'altro, posso intervenire su questo? Ti volevo dare la parola, infatti. Dal punto di vista storico, la diversità di oggi è un fatto moderno. La storia non esisteva, più grandi eroi storici o mitologici non la prendevano neanche in considerazione. Patroclo per... come si chiama? Aiutami. Patroclo per Achille. Alessandro Magno. Erano cose assolutamente accettate, normali. Non se ne parlava perché era l'ovvietà. In tempi più recenti è venuto fuori questo scontro, non so perché. Il cristianesimo. Sì, probabilmente sì. Sì. Questa cappa terrificante su tutto. Posso? Prego. Ma quei libri parlano solo di diversità sessuale o di diversità a diversi livelli? No, quello di Gianluca parla proprio di diversità fisica e mentale. Esatto. Giusto, Gianluca? Sì, sì, soprattutto mentale. Sono quelli che vengono chiamati... Diversamente abili. Diversamente abili mentali, ecco. Sì, mentale. Okay. Descrivisceli un attimo, Gianluca. Avete presente i ragazzi autistici? Sì, parecchio. Sì, quelli sì. Su per giù quelli lì. Sì, poi anche altre malattie similari. Diversità mentali, soprattutto. Okay, però diventano anche fisiche a un certo punto. Beh, logica. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Una tecnica che non so se sia il caso di fare adesso o magari per telefono.
tra i rotoli di Yarmouth e Dio riconoscerà i suoi, c'è Sicamber. 900 dopo Cristo, la battaglia di Poitiers. Quello c'è su Amazon, però ne parliamo. Bene. Io e te, ne parliamo io e te, perché alla fine mi piacerebbe avere tutta la collana dei cinque. Certo. Innanzitutto che fossero trovabili, perché certo. Mi sono reso conto oggi, ad esempio, che chi avesse letto Dio riconoscerà i suoi probabilmente sarebbe incuriosito anche dall'altro e magari dai successivi. Solo che io di editoria non me ne intendo, devo no, ma non c'è problema, noi possiamo fare proprio un'operazione di questo genere, anzi noi tendiamo e in autori dove hanno più libri abbiamo deciso dalle prossime pubblicazioni di mettere in fondo, come si usava una volta, dello stesso autore. E io l'ho messo in questo, l'hai messo io nel mio. Sì, ma lo vogliamo fare, sì. Ha pubblicato, eccetera, eccetera. No, ma lo voglio fare in maniera più... Cioè, se siamo noi gli stessi autori, possiamo, nelle pagine finali, gli stessi editori, nelle pagine finali, dopo l'indice, fare proprio la foto della copertina, una breve sinossi e di che cosa tratta, in modo che il lettore comunque ha ben presente una cronologia narrativa dell'autore. Nel mio caso sarebbe quasi indispensabile, trattando sostanzialmente lo stesso argomento che si evolve, certo. Non facendo romanzi chiusi in se stessi. Sì, sarebbe sì, più importante certo. Forse che per altri. Ma guarda, perché... poi ne parliamo tranquillamente tra di noi. Va bene, io direi che se nessun altro da dire possiamo chiudere questo evento. Mi è sembrato decisamente interessante, stimolante. A me è piaciuto. Piacere anche a noi. E niente, quindi vi aspettiamo il 3 maggio. Quindi Arnaldo, prima del 3 maggio non facciamo niente, puntiamo la promozione su questo, va bene? Ma perfetto. Un altro incontro prima. Di chi? Un altro. Domenica prossima. Con chi? Con Arnaldo, quello del valore umano. Sì. Abbiamo un altro incontro. Avete fatto tutto voi, non so nulla io. Abbiamo il valore umano con la Rossana Fanny Duval. Va bene, allora ci vediamo, se volete, se vi fa piacere incontrarci ancora in questo nostro salotto virtuale, un salotto che credo interessante, domenica prossima. Comunque posteremo il tutto, verrete avvisati, vi verrà mandato il link, seguite cortesemente sul gruppo Placebook Publishing. E anche magari chi non ci segue o ci ha scoperto solo oggi, magari se ci vuole chiedere l'amicizia su Facebook, ci teniamo in contatto, perché è veramente importante fare, soprattutto in questo periodo storico, queste piccole sacche di resistenza culturale al vuoto che c'è fuori. Se voi preparate il tè, io vi offro questi. Buoni. No, ci si allarga troppo in questo periodo. È un regalo che ci è arrivato due nostre autrici e non li possiamo mangiare, pensa un po'. Perché non li potete mangiare? Stiamo facendo un'alimentazione particolare, ma lei ogni tanto sfora la sera o mangia. Ieri sera uno l'ho rubato. Vabbè, ma dai, di nascosto. Lo sfora, non ti vede nessuno. Se lei sai cosa farne, mandale a me. Esatto, poi io vi mando sempre baci a tutti quanti, a tutti i miei autori, gli mando i baci, quindi sono in tema, no? Va bene. Giusto? Va bene, signore, vi saluto, vi ringrazio, allora ci vediamo domenica prossima. Grazie a tutti. Ok, grazie. Grazie Fabio, e grazie Guido per la bella conferenza. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao.
che belli che sono.